delle persone che sono qui presenti, che certamente riceveranno una grande benedizione dall'essere qui, che certamente riceveranno un nutrimento spirituale, cibo, che non è un cibo materiale, non è una bevanda materiale, ma è una bevanda spirituale che nutre veramente la nostra anima e il nostro spirito. Grazie nel nome di Gesù. Signore, per sempre l'eterno, io ti lo. Signore,
sacrificio caro. Padre, mio cuore fedele, io canterò lodi a te. È grande la tua fedeltà, la tua bontà verso me. Sempre in eterno io ti loderò, Signore, sempre più io ti loderò, Signore, per sempre in eterno io ti loderò, Signore, e io ti loderò. Sempre in eterno io ti loderò, Signore, sempre più io ti loderò, Signore, per sempre in eterno io ti loderò, sempre in eterno io ti loderò, Signore, sempre più io ti loderò, Signore, per sempre in eterno io ti loderò, Signore, e io ti loderò. Per sempre in eterno io ti loderò, Signore, sempre più io ti loderò, Signore, per sempre in eterno io ti loderò, ciò che lui ha detto lo confermerà.
sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani. E ciò che occhio non ha visto ed orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto. Sanzione ungere, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani, e tu risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca.
senza più forze piegato sulle ginocchia. Gesù, hai abbracciato la croce per darmi vita, rendermi libero, ed io ti adorerò, ti adorerò, tutto me stesso ti darò. Adorerò, ti adorerò.
sei santo, santo, santo. Hai aperto il cielo per me, hai aperto il cielo per me. Maestà, Signore, alleluia, maestoso, maestoso, Dio di grazia, alleluia, Dio di grazia. Tu sei santo, Signore. Signore, siamo qui per te, Signore, per adorare il tuo nome, oh Dio. Ricevi adorazione, Signore, ricevi adorazione, Padre, alleluia. Sei il Signore.
nostro Salvatore. Alleluia. E nessuno è simile a te, Signore. Nessuno è simile a te, oh Dio. La gloria è per te, Signore. Onore a te, Signore. Onore al tuo nome, Padre. Alleluia. Appartengo a te, Signore, per ciò che hai fatto, Dio. Grazie, Gesù. Grazie, mio Signore. Vogliamo adorarti, oh Dio. Vogliamo riconoscere la tua maestà, Padre. Vogliamo riconoscere, Signore, che nessuno è simile a te, Padre. La nostra salvezza è in te, Signore. La nostra forza è in te, oh Dio. Grazie, Padre. Grazie, Spirito Santo. Abbiamo cantato, Signore, che tu desideri, Signore, che i nostri occhi si aprano, che le nostre orecchie possano ascoltare, Padre, ciò che proviene da te, oh Dio. Questo è possibile soltanto per opera tua, Spirito Santo. E noi ti preghiamo questo pomeriggio. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Sii tu la nostra forza, sii tu la nostra vista. Apri tu, Signore, le nostre capacità uditive, Signore, che possiamo veramente comprendere, Padre, chi sei veramente, chi siamo in te, oh Dio, che cosa siamo come Chiesa, cosa possiamo in te, oh Signore. Padre Santo, vieni a cambiare la nostra condizione, Spirito di vita, vieni a raggiungere il centro del nostro cuore, rinnova la nostra mente. Non c'è limite a quello che tu possa fare, Signore. E noi ci aspettiamo, Signore, che qualcosa possa accadere anche questo pomeriggio, Signore. Signore, se tu sei presente, se abbiamo detto, Signore, abbiamo iniziato questa riunione dichiarando, Padre, che dove anche pochi sono riuniti nel tuo nome, tu sei presente, oh Dio. Signore, la tua presenza è garanzia che qualcosa possa accadere, Signore. Qualcosa di nuovo, qualcosa di potente, qualcosa di unico, Signore, qualcosa di inimitabile può accadere questo pomeriggio, non per ciò che siamo, Signore, non per i nostri meriti, non per le nostre capacità, ma perché ogni cosa procede da te, Signore. Spirito Santo, la tua parola dichiara che tu sei pronto a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Signore, chiediamo che questo possa accadere anche questo pomeriggio, Signore. Sei qui per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, Signore, che tu possa liberare quelli che sono oppressi dal peccato questo pomeriggio, Signore. Per aprire, Signore, le porte del carcere ai prigionieri, oh Dio, puoi proclamare l'anno di grazia del Signore. Puoi consolare quelli che sono afflitti, puoi dare, Signore, agli afflitti un diadema invece di cenere, Signore. Olio di gioia invece di dolore, mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, Signore. È tutto affinché siamo chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore, affinché la tua gloria sia proclamata, Signore. Noi vogliamo che la tua gloria sia proclamata, Signore. Vogliamo essere luce per te, oh Dio, ma abbiamo bisogno, Spirito Santo, che tu rivesta le nostre vite, Signore. Inizia a farlo da questo pomeriggio, Padre Santo. Inizia a spandere il tuo spirito sulla tua Chiesa, Signore. Perché è l'unica cosa che può veramente renderci più simili a te, Signore. È la chiave, Signore, per che tu possa aprire la porta della benedizione del cielo, Signore. Essere ripieni, essere rivestiti della tua potenza, Signore. Essere luce per te, Signore, affinché il tuo nome possa essere glorificato, Signore. È questo lo scopo, il motivo per cui siamo qui, Signore. Per adorarti, Signore, ma per veramente permettere a te, Spirito Santo, di rinnovare le nostre vite e i nostri cuori, Signore. Fallo questa sera, Signore, che una sola voce salga a te, Signore, da questo luogo. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, sii tu la nostra vita, sii tu, Signore, la nostra forza, Padre. E ti preghiamo, Signore, per chi tu sei, di stendere la tua mano sui bisognosi, sui malati, sugli afflitti, Signore.
perché le parole che abbiamo letto possano veramente prendere vita, Signore. Libertà dall'oppressione, dalla schiavitù. Lode, Signore, dove prima c'era afflizione. Un mantello, Signore, nuovo per chi è nella cenere, Signore, nello sgomento, nell'oscurità, Signore. Che la Tua parola prenda vita, Padre Santo. E solo Te possa andare la gloria, l'onore, la maestà, nel nome di Gesù, che è il benedetto in eterno. Amen. E amen. Vogliate accomodarvi? È bello stare insieme per adorare il nostro Signore, per cui do un caloroso benvenuto a tutti i membri di chiesa, ma anche ai visitatori, alle persone che sono qui di passaggio, si trovano temporaneamente qui con noi. È bello sapere che insieme possiamo lodare il nostro Signore, possiamo dare la gloria a Lui. Invito i fratelli preposti per l'offerta a venire avanti. È l'occasione con la quale possiamo ringraziare Dio per la Sua bontà, rendere onore al nostro Signore per la possibilità che ci dà di sostenere le nostre vite, per quanto ci ama, Signore. Anche un piccolo gesto che ci ricorda che ogni cosa che abbiamo appartiene a Dio. Non abbiamo nulla che possiamo definire veramente nostro, ma riceviamo da Dio ogni giorno le capacità, le possibilità per sostenere la nostra vita. Quindi anche quello che stiamo facendo adesso è un riconoscimento della sovranità di Dio sulle nostre vite, perché a Lui vada tutto l'onore e la maestà. Fratello Luciano, vuoi darci preghiera? Alleluia, Signore. Vogliamo benedire questa offerta nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Signore. Grazie. Cadranno le mura, al Signor Dio potente. Cadranno le mura, cadranno le mura, cadranno le mura, al Signor Dio potente. E con la spada dello Spirito nella mano, nella bocca la parola di Dio. E per il sangue di Gesù liberi siamo, abbiamo vittoria in Lui. Cadranno le mura, cadranno le mura, cadranno le mura, al Signor Dio potente. Cadranno le mura, cadranno le mura, cadranno le mura, al Signor Dio potente. Alleluia! Questo possa accadere per la potenza dello Spirito Santo. L'unico annuncio: giovedì 4 febbraio ci sarà la distribuzione del banco alimentare dalle ore 15 alle 19, per cui tutti gli iscritti, mi raccomando, giovedì dalle ore 15 alle ore 19 la distribuzione del banco alimentare, papà. Alleluia, gloria a Dio, siamo felici di trovarci qui l'ultimo giorno del mese di gennaio. È già passato un mese, sembrava l'altro giorno, vero? Avevamo salutato il 2015, è già passato uno dei 12 mesi. E ringraziamo il Signore di essere ancora in piedi, in vita, amen. E certamente doveroso da parte nostra riconoscere che ogni giorno Egli ci fa una grazia, siamo riconoscenti, felici di poter essere ancora insieme. Entrando questa sera nel parcheggio ho visto la macchina dei carabinieri, e di solito vedere
il simbolo dell'autorità, vero? E qualche fratello che è venuto con me e dice: ma cosa è successo? Pensavo magari che qualcuno avesse chiamato, cioè ci fosse stato un furto, un qualche cosa. E mi sono avvicinato, sono il pastore, avete bisogno? No, niente, niente. Sto aspettando mia madre che sta venendo al culto. È bello essere preannunciati dai figli in autorità. E una sorella in visita tra noi, la sorella Maria, che tra poco inviterò a venire qui da noi, è accompagnata dai consuoceri prossimi, futuri consuoceri. E ho visto anche la fidanzata del carabiniere in autorità, perché l'autista di solito è quello che ha meno gradi e l'altro a fianco è quello che ha più potere, vero? Non so riconoscere tanto i gradi, sarà un appuntato, un maresciallo, qualcosa del genere. Ed è il figlio della sorella Maria che oggi abbiamo la gioia di avere tra noi e viene dalla Sicilia. Io pensavo venisse da Gela, da dove provengono i nostri cari amici Luigi e Grazia Lixi, ma questa sera ho avuto la gioia di conoscere anche una delle loro figlie, la futura sposa del carabiniere che è qui, che era nel nostro parcheggio. Quindi siamo felici di accogliere la sorella Maria e verrà a darci un saluto, perché conosco il suo pastore, il pastore Basile di Olivarella. Olivarella mi ricorda il vecchio pastore, ha fatto un ottimo lavoro ed è il pastore che trasmetteva i programmi video di Jim Swaggart. È stato un uomo di Dio, un uomo di preghiera. Mi ricordo che in un'occasione avevo avuto bisogno di chiamarlo e la moglie ha risposto dicendo: è in preghiera. Importante, questa risposta. Quando si è a contatto con il Signore dei Signori, nessuna altra telefonata può essere più importante. E quindi ricordo. Poi c'è stato un altro pastore, adesso c'è il pastore Basile che io ho incontrato in qualche conferenza. E quindi voglio far venire avanti la sorella Maria, così ci porgerà un saluto e vogliamo accoglierla con un applauso. Amen. Vieni pure sopra, sorella. Amen, Dio sia lodato. Mi chiamo Maria e, come ha detto il pastore, vengo da una comunità in provincia di Messina, di Olivarella. Porto i saluti del pastore Basile, che il vostro pastore conosce bene. Come si chiamava il vecchio pastore? Runcio. E lui è andato col Signore, poi ha lasciato il posto a un altro pastore e adesso invece siamo guidati dal pastore Basile, come ha detto il nostro pastore. Scusa, sorella Maria, quanti abitanti ha Olivarella? Perché in confronto alla popolazione ha una chiesa numerosa. Sì, saremo un 500 membri, ma il comune, diciamo, è piccolo, non so quanto abitanti comprenderà, 4.000, 5.000 abitanti. Però la chiesa è di un 500 membri, anche qualcosa in più. Sia ringraziato il Signore. Comunque questa sera sono veramente onorata ed emozionata, perché il Dio ha aperto i cieli, ve lo posso garantire, che il nostro Dio è un Dio meraviglioso. Il Dio ha aperto i cieli, veramente. Noi amiamo un Dio dell'impossibile e vi posso garantire che veramente è un Dio dell'impossibile. Amen. Perché da tanti anni che frequento la comunità e nonostante i miei falli, le mie mancanze, il Signore è stato sempre fedele, sempre, sempre fedele. Nei primi anni ho avuto molte difficoltà di famiglia a causa dell'Evangelo, però anche se abbattuta, come dice il Signore, anche se il giusto cade 7 volte,
e il Signore ci tira sempre fuori con la sua mano, e voglio veramente, da tanto tempo che in chiesa da noi lodiamo sempre l'Iddio dell'impossibile, quindi cantiamo spesso il cantico l'Iddio dell'impossibile. E veramente oggi posso dire che l'Iddio dell'impossibile ha aperto i cieli, ha fatto sì che io potessi venire qui a Milano. Mio figlio adesso lavora qui, si è stabilito con la casa qui, e il nostro Dio ha portato me qui, anche in questa comunità. È un'opera di Dio, perché fino a poco tempo fa magari non era neanche nei miei più lontani pensieri. Comunque voglio ringraziare il Signore per aver conosciuto voi, questa comunità. Ringrazio il Signore per la famiglia della mia futura nuora, e preghiamo insieme gli uni per gli altri, perché ognuno di noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, che la sua mano ci guidi e ci stia accanto veramente. Dio vi benedica grandemente. Ho visto che le lodi, voi avete delle lodi meravigliose. Dio vi benedica in questo. Amen. Porterò i vostri saluti. Grazie. Alla mia comunità. Grazie. Amen. Dio Amen. Vi benedica. Amen. Grazie, Sorella Maria. Alleluia. È bello sapere che la nostra fede può essere condivisa ed è stata sperimentata da altre persone in Italia. E io mi rallegro di aver conosciuto anche Monica, la futura nuora della sorella Maria. E vogliamo invitarli, perché avremo un seminario a fine mese di febbraio sulla coppia, sui matrimoni, per quelli in crisi e anche per quelli che vogliono rendere felice, per quelli che vogliono avere vittoria nel loro matrimonio. Inviteremo poi direttamente alcune coppie in modo particolare, perché la famiglia è a rischio in questi giorni con le leggi stupide che stanno per essere emanate. Avete sentito le notizie di quello che è successo ieri a Roma? Non so se la cifra è esatta, ma si è detto che almeno 2 milioni di persone hanno partecipato al Family Day, alla giornata della famiglia. E noi siamo appunto in favore della famiglia istituita dal Signore. Quanto sarebbe triste sapere che abbiamo non una nuora, ma un nuoro. Perché con le coppie omosessuali si potrebbe arrivare a tanto. Le suocere o i suoceri non credo che sarebbero felici di avere 2 uomini nella stessa famiglia o 2 donne nella stessa famiglia. È un abominio, è una perversione. E anche se rischiamo di essere messi in prigione per pronunciare la verità, non vogliamo avere paura di proclamare la parola di Dio. Amen. Quindi avremo una coppia che è stata anni fa qui tra noi, Joe e Stephanie De Motte. Verranno gli ultimi giorni del mese di febbraio, saranno qui il venerdì 27 o 26, sabato mattina, solo per 3 ore, dalle 10 alle 13 avremo un seminario. E vale anche per le coppie che devono sposarsi. Io ho parlato ieri con il pastore Masdea di Torino, una bellissima chiesa, e il successore della chiesa del pastore Roberto Bracco ha detto che sarà lì 13 e 14 e faranno un seminario anche lì, ma faranno anche un seminario per i giovani che devono contrarre matrimonio, per sapere quali sono le condizioni che rendono stabile il matrimonio e che lo preparano ad affrontare tutti i problemi. Sapete, oggi sembra facile, quando non si è d'accordo si è disposti ad andare subito
dall'avvocato, oppure dallo psicologo, eccetera. Ma il Signore ha stabilito il matrimonio ed Egli sa darci ottimi consigli. Perciò le coppie che stanno intravedendo di sposarsi farebbero bene a sapere quello che dice la Bibbia, perché il Signore vuole rendere felici i matrimoni. Perché matrimoni stabili rendono chiese stabili. Perché se i membri sono traballanti e non hanno pace in famiglia, quando vengono in chiesa porteranno i problemi, i turbamenti, le ansietà. Ma se le famiglie sono veramente radicate nel Signore, potranno essere di esempio agli altri membri. Amen. Noi vogliamo pregare per questo, perciò ci prepariamo. Avremo poi, diciamo, nel corso, a metà febbraio, la visita dei coniugi Eliseo e Giovanna Lattuca per il corso biblico, e quindi siamo qui in buona compagnia con questi nostri cari fratelli, ma ne parleremo in seguito. Prima di cedere il microfono e darlo al fratello Antonio De Gaetani, che oggi ci porgerà il messaggio della parola di Dio, devo invitare qui davanti il fratello Mimmo Esposito. Mi ha espresso un desiderio, ma non posso realizzarlo io da solo, per cui lo faccio venire avanti per esprimere. È un buon desiderio, col vostro aiuto potrà essere esaudito. Vieni avanti. Ha espresso, ma ve lo dirà lui direttamente. Pace a tutti, fratelli, buona emozione. Gloria al Signore. Vi devo dire una cosa, io ho molto in cuore e canto, a me piace molto cantare. Qualcuno dice, ma perché non fai parte del coro? E lo inviteremo forse, allora. Forse non è il mio genere far parte del coro, però ho in cuore di presentare alla Chiesa un canto che io conosco da parecchio tempo e che molte chiese cantano. E sto canto continuo a sentirlo anche dal coro della chiesa di Pastore Simbala in America. Vorrei presentarlo alla chiesa e ho chiesto al pastore e agli anziani la possibilità di formare un coro. E quindi chiedo se chi di voi, io mi auguro che almeno una decina di donne, una decina di uomini potranno partecipare. Non c'è bisogno di avere proprio delle voci chissà cosa. Io ho sentito già in questo periodo che sono qua alcune voci, sono belle voci ma vanno intonate. Ho già detto anche alle persone, hai una bella voce ma va intonata. Non vi preoccupate, quelli ci penserò io per intonarla. A voi basta la volontà di poterlo fare. Per cui vorrei presentare questo canto a Pasqua, perché parla della croce del Signore, parla proprio dell'agnello di Dio. Per cui al fine serata, dopo il culto, dopo il messaggio, chi è favorevole, chi ha in cuore di poter cantare questo canto, venga da me, mi dà il suo nominativo. Non abbiamo molto tempo, perché già poi dobbiamo aspettare la prossima settimana per metterci d'accordo quando vederci, che forse sarà un martedì o un lunedì, secondo il fratello Valerio. E poi un'altra... Il primo incontro lo passeremo soltanto a intonare le voci, perché devo capire chi è soprano, chi è contrasto, chi è tenore, chi è baritono. Per cui non abbiamo molto tempo. Fatevi animo, fatevi coraggio, venite avanti e non vi preoccupate. Avete visto voi Sister Art? Cosa è stata capace quella donna di, con 6-7 persone anziane, donne anziane, ha formato un coro. Per cui non ci illudiamo di fare chissà che cosa, però... col cuore possiamo presentare questo canto al Signore. L'unica cosa che dovete avere è questo: cantare per il Signore, non cantare per metterci in mostra qui. Non serve, non verrebbe neanche bene. Ma venite con l'intenzione di lodare il Signore in quel giorno, va bene? Il Signore vi benedica. Vi aspetta fino a fine. Io voglio capire una cosa. Ma l'istruttore chi sarà? Sarai tu o sarà Valerio? Perché... Valerio ci accompagnerà, ma con suo permesso vorrei guidare io il coro. Quindi ho tu, già fatto altre volte queste cose, per cui l'intonazione, altre cose, poi però vale, nulla toglie da... Ti metteremo alla prova, speriamo okay. Che riesca l'esperimento, va bene. Allora,
Non ho capito il riferimento di quei cantanti. Non conosco, vabbè, sono un po' ignorante. Conosco invece una cantante brava che non ha mai studiato musica ed è Carol Simbala. Avete sentito parlare, no? La sorella che, non avendo mai studiato musica, guida una corale di 300 membri. Prendo spunto perché l'ha menzionata il fratello Esposito. Ha vinto più di 6 premi nazionali americani, si chiamano Awards. E quanti di voi hanno letto Vento Nuovo, Fuoco Nuovo? Un pochino. Questo è un libro eccezionale. Nel capitolo 4 di questo libro, il pastore Simbala racconta un episodio terrificante. La sua figliuola di 16 anni si è allontanata dal Signore. Ha vissuto una vita di peccato. E come conseguenza è nato anche un bambino al di fuori del matrimonio. Pensate cosa poteva significare per un pastore, per un padre. E oggi ho visto un'intervista, potete vederlo su YouTube, digitando Jim Simbala, perché la figlia, proprio Chrissy, si è sposata e ha scritto un libro nell'agosto scorso. Ho già chiesto i diritti d'autore. La ragazza, tradotto letteralmente, The Girl in the Song, la ragazza nel canto. E oggi ho sentito la sua intervista e mi ha fatto piangere, in inglese purtroppo. E racconta le sue esperienze di come è tornata al Signore ed è di incoraggiamento per molti figli e figlie prodighe che sono andate via dai retti sentieri. E lei oggi è la moglie di un pastore a 3 bambini. E lei e suo marito, si chiama Toledo, sarà di origine sudamericana, si chiama Chrissy Simbala Toledo, sono in una chiesa nel nord, nella parte nord di Cincinnati, di Chicago. E è un libro veramente eccezionale perché parla delle sue brutte esperienze per esaltare la bontà, perché è tornata al Signore quando tutta la chiesa del Brooklyn Tabernacle si è messa a pregare per questa ragazza, adolescente, che era uscita fuori di testa e vissuta in un ambiente terribile lì a Brooklyn, piena di delinquenza, di prostituzione, di droga. E il Signore ha fatto un miracolo. Noi parlavamo venerdì scorso di quel fratello che è nato senza braccia e senza gambe, Nicky. E i genitori erano disperati, volevano suicidarsi e lui stesso voleva suicidarsi. Ma questo ragazzo, dopo aver superato i problemi, si è affidato al Signore. Ed oggi, senza braccia, senza gambe, predica che Gesù è la via, la verità e la vita. Questi giorni era stato rimesso su Facebook. E Dio non fa mai errori. Dio sa trarre il bene anche dalle cose negative e terribili. E quindi, certamente commentavamo con mia moglie, sarebbe stato bello se la ragazza non si fosse coinvolta proprio nel male e nel peccato. Ma è successo. E il pastore Simbala, tanto umilmente, non ha avuto vergogna di raccontare questo episodio ed è di benedizione dovunque si reca. Vi confesso che quando abbiamo letto il capitolo 4 di questo libro, Vento Nuovo, Fuoco Nuovo, non abbiamo potuto trattenere le lacrime. Il Signore, come diceva la sorella Maria prima, è un Dio
che fa meraviglie. Amen. E vogliamo ascoltare la predicazione della parola di Dio che il fratello di Gaetano ci darà. Grazie. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Pastore Piccolo, meno male che ti sei fermato anche oggi pomeriggio, se no mi avresti combinato un altro guaio, nel senso positivo, perché tu non lo sai, ma qualcuno, a proposito del video, venerdì l'aveva accennato ancora, ha detto speriamo che si fermi. Oggi quando l'ho sentito ancora, ho detto, perché vi accorgerete perché. Sapete, mentre dopo le ferie, il periodo estivo, facendomi il giro al Carrefour, sono un amante dei libri e non riesco a non passare o non farmi il giro troppo forte o è cupo. Non riesco a farne a meno a passare davanti alla libreria. Mentre passavo mi ha attirato la foto di questo, o meglio la copertina di questo libricino. Sono andato dritto con il mio amico, ma ormai avevo messo la fotografia nel cervello. Abbiamo fatto un po' di strada, sono ritornato indietro, l'ho riportato di proposito il mio amico per poter andare a prendere questo libro. Niente di particolare, non è un libro cristiano, non aspettatevi chissà, però il racconto mi ha attratto molto e da questo libro è nata la predicazione che oggi pomeriggio lo Spirito Santo condivideremo insieme. Il libro è di uno scrittore, un giornalista di nazionalità cileno ma che vive in Francia, di Luis Sepulveda, e il tema è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Sembra strano, eh? Impossibile, ha detto la sorella Maria, ha ripetuto spesso la parola l'impossibile, noi crediamo nell'indio dell'impossibile. Beh, penso che un gatto trovandosi davanti a un pulcino, credo che la fine del pulcino è già assicurata nello stomaco del gatto, ma non avviene questo. E quando mi sono messo a leggere questo libro, vi leggo soltanto una parte. La gabbianella, siccome che noi viviamo in un mondo tecnologico, petrolifero e così via, volando si è andata a appoggiare sul mare, purtroppo era avvenuto un disastro. Una nave cisterna aveva traboccato, era affondata ed il petrolio fuoriusciva dalla nave, da questo trasportatore di petrolio. E la gabbianella, non sapendolo, si è andata a cucciare lì e le ali si sono riempite di petrolio, le gambe, eccetera. Voi potete immaginare, è stata limitata finché è riuscita, pian pianino. Il problema era che era incinta questa gabbianella, doveva partorire l'uovo. E allora si è trovato di fronte al nemico numero uno e gli dice, mi devi fare una promessa, tre promesse, devi mantenerle. E lui, il gatto, lo guarda in faccia e fa, va bene, vediamo cosa mi chiedi. E gli dice, per questo ti chiedo di farmi tre promesse. Mi accontenterai, stridette agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba, che è il gatto, pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. Bontà sua, il gatto. E allora dice, ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa, perché il gatto si accorse del problema che aveva questa gabbianella. Aveva un cuore grande, il gatto, dice, ma ora riposa, miagolò impietosito. Non ho tempo di riposare, disse la gabbianella, promettimi che non ti mangerai l'uovo, stridette aprendo gli occhi, prometto che non mi mangerò l'uovo, ripeté Zorba. E promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato. Il piccolo stridette sollevando il capo, prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo. E promettimi che gli insegnerai a volare, stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba, il gatto, si rese conto che quella sfortunata gabbiana
non poteva, non solo delirava, ma era completamente pazza. Prometto che gli insegnerò a volare e ora riposa, io vado in cerca di aiuto, miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto. E la gabbianella le strappa tre promesse importanti. Il tema della mia predicazione questa sera: non dire mai che tutti si sono dimenticati di te, perché all'improvviso arriva qualcuno che si prenderà cura di te. Quanti di voi ricordano la mia ultima predicazione? Qual è stato il tema? Vi aiuto, la montagna. Qualcuno ha scalato la montagna o no? Jonathan con il suo scudiero scalarono la montagna? Oggi pomeriggio non parlerò di Jonathan, ma parlerò del figlio di Jonathan. A me piace la famiglia, no? Abbiamo sentito soprattutto domenica scorsa, almeno per quanto mi riguarda, la meravigliosa predicazione del pastore Marco sull'unità. Tiriamoci via dalla testa come uomini, come chiesa, che senza unità non andremo da nessuna parte. Assolutamente. Tiriamocelo via dalla testa. Abbiamo bisogno di cambiare veramente direzione. Abbiamo bisogno di riporre la nostra fiducia completamente in Dio. Il fratello Mimmo ha detto che lui desidera: riponi la tua fiducia nel Signore ed egli ti darà ciò che il tuo cuore desidera. E questo vale per ognuno di noi. Sono le promesse della parola di Dio. Noi vogliamo vivere l'Iddio dell'impossibile, ma non avvengono le cose impossibili. Sapete, anche gli stessi scienziati, nel momento in cui loro studiano o fanno esperimenti, di solito ci sono gli esperimenti, vi parla uno che ha lavorato in farmaceutica per 32 anni, ci sono di solito gli esperimenti mirati, cioè quelli che sanno come andare a cogliere l'esperienza o scoprire qualcosa, ma poi all'improvviso, e io ho lavorato in un'azienda dove all'improvviso hanno scoperto una materia prima, una molecola, che è stata la fortuna di questa azienda, che fu chiamata la molecola, la stella dell'Europa. Perciò immaginate un'azienda, uno scienziato, no? Che non sa cosa ha di fronte e scopre qualcosa di meraviglioso, inaspettato, e allora a quel punto diventa la fortuna o dell'uomo o dell'azienda e così via. Ma noi abbiamo la gioia di avere nel nostro cuore la presenza di Dio che fa la differenza nella nostra vita. Ma per poter fare la differenza Dio nella nostra vita ha bisogno della mia e della vostra collaborazione. Dio non forzerà mai nessuno, forzerà. E nella Bibbia, se voi aprite le vostre Bibbie, nel secondo libro di Samuele, leggeremo, io avevo accennato qualcosa venerdì l'altro quando il pastore Piccolo mi ha fatto presiedere la riunione di preghiera, quando raccontavo che abbiamo fatto quella riunione chiamandola quella serata, una serata di ringraziamento, e credo che sia stata una meravigliosa serata, perché tutti hanno partecipato, tutti ci siamo resi conto che non dobbiamo dare tutto per scontato nella vita, assolutamente no. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 9, il tema, il titolo è Benevolenza di Davide verso Mefiboset. Leggeremo dal verso 1 al verso 13. E dice così: Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire a Davide. E il re chiese: sei tu Siba? Ed egli rispose: servo tuo. Ed il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? E Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan. Notate il particolare, storpio di piedi. Il re gli disse: dov'è? E Siba rispose al re: è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Ammiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar, e Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. E Davide disse: Mefiboset. Ed egli rispose: ecco il tuo servo. E Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan, tuo padre, e ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa.
Mefibosete si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo, perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figli e con i tuoi servi coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. E Mefibosete, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 serve. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo. Mefibosete mangiò la mensa di Davide come uno dei figli del re. E Mefibosete aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefibosete. E Mefibosete abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Fin qui la parola del Signore. Vedete, è un quadro meraviglioso. Analizzando questa parte della parola di Dio ci sono diverse lezioni spirituali da apprendere. In questo quadro ci sono tre personaggi: Davide, Siba, Mefibosete. Ognuno ha un suo ruolo. Il tema, ho detto, non dire mai che tutti si sono dimenticati di te. Sapete, nella vita naturale, nella vita quotidiana, purtroppo capita spesso di sentire che qualcuno si è dimenticato di te nonostante che tu le abbia fatto del bene. Capita, vero? Normale, nella vita naturale. Io spero che non capiti nella vita spirituale. Sarebbe triste, o almeno se questo dovesse avvenire, che abbiamo la consapevolezza di chiedere scusa o perdono a chi è avvenuto questo. E vediamo che Davide, a un dato momento, quando lui si è insediato re in Israele, la prima cosa che fa, a me piace la vita di Davide, perché la prima cosa che fa, cerca di mettere ordine prima nella sua vita personale e poi nel popolo di Israele. Difatti, lui si era reso conto dell'arca di Dio che non si trovava al posto dovuto, si trovava in casa di un'altra persona, Ebed Edom, e dice sempre nel capitolo 6 dello stesso Seconda Samuele al verso 12 che Davide, il desiderio che ha avuto per prima nel suo cuore, oltre a versi è stato insidiato come re, è stato riconosciuto come re prima da Giuda e poi da tutto Israele, e la Bibbia dice e aggiunge che Davide diventava sempre più grande ed il Signore, il Dio degli eserciti, era con lui. Noi la volta scorsa, venerdì l'altro, due venerdì fa, abbiamo letto qualcosa di meraviglioso, che Davide si meravigliava di ciò che Dio faceva nella sua casa, e lui inizia dicendo: chi sono io, Dio, e che cos'è la mia casa? E noi a volte facciamo questo errore, che diciamo, che diamo per scontato: io appartengo al Signore, quando prego mi deve rispondere, nel momento in cui ho bisogno schiocco il dito, perché noi crediamo nell'Iddio dell'impossibile. Ma la mia Bibbia non dice così. Il creato non può stare sotto chi è il figlio. Il figlio sta sotto il creato e noi dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo ed essere sottomessi alla parola di Dio e a Dio stesso per quello che Lui vuole dirci. Difatti, al capitolo 6 di Seconda Samuele, al verso 12, dice: allora fu detto al re Davide: il Signore, notate, ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli appartiene, è a motivo dell'arca di Dio. La benedizione in casa di Obed Edom era proprio questa, perché c'era la presenza di Dio, e la presenza di Dio portava timore, porta rispetto. Dobbiamo rispettare l'Iddio tre volte santo, il nostro creatore, e dice: tutta questa benedizione dipende a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia.
Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue di vitello grasso, e Davide era cinto di un efodo di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia a suon di tromba. E lì si vide la differenza della presenza di Dio nel popolo di Israele. Ma non solo. Davide, memore del patto che aveva fatto con Jonathan, non si dimenticò di quella promessa fatta a Jonathan. Jonathan nel Prima Samuele al capitolo 20, e voglio leggervi cosa dice testualmente, quale fu il patto che fu tra Jonathan e Davide. Al capitolo 20, dal verso 15, è Jonathan che parla, che sta esprimendo come ha fatto la gabbianella nei confronti del gatto nero: ho da farti 3 promesse. Mantienile per favore, perché va di mezzo la vita del piccolo gabbiano che deve nascere. E Jonathan disse: non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide dicendo: il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide. Ecco perché il tema nello spirito, ho detto questo: non dire mai che tutti si sono dimenticati di te, perché all'improvviso, quando meno te lo aspetti, busseranno alla tua porta e qualcuno sta cercando proprio te. Davide non aveva dimenticato questo patto con Jonathan, tant'è che nel primo verso dice: c'è ancora qualcuno della casa di Jonathan in cui io possa fare del bene? E gli riferiscono a Davide: sì, c'è un servo di Saul, di suo nonno, Siba. Si preoccupò Davide: andatelo a chiamare subito. E al momento in cui Siba si presentò alla presenza del re Davide, Davide ripeté la stessa frase, ma con un finale diverso: c'è ancora qualcuno della casa di Jonathan in cui io possa fare del bene, non per amore di Jonathan, ma per amore di Dio. Sapete qual è la differenza? È proprio questo. Davide in quel momento si ricordò dell'alleanza che aveva fatto con Jonathan, il papà di Mefiboset. E lui non lo dimenticò, si preoccupò, mandò subito il Siba, il servo di Saulo, a mandarlo e a chiamare a Mefiboset. E a Mefiboset, nel verso 3, Siba si presenta a Machir, un'altra casa, a Lodebar. Ricordo, quando leggo tutte le volte questa nazione, questo paese, Lodebar, una meravigliosa predicazione di Rai Bevan sul sangue di Gesù, l'importanza del sangue di Gesù, quando Dio mise lo spirito suo nella vita di Abramo, cambiandogli nome, non chiamandosi più Abramo ma Abrahamo. La Hakka in ebraico è lo spirito di Dio. Dio mise nella vita di Abramo la sua vita. Ecco perché Abramo fu chiamato l'amico di Dio. Abramo era sottomesso totalmente alla guida dello Spirito Santo quando Dio parlava. E Davide mandò questo servo Siba a Lodebar. Sapete qual è il significato della città di Lodebar? Terra secca, dove non c'è niente di buono. E ci abitava Mefiboset. Però il servo, come abbiamo letto, disse a Davide: sì Davide, c'è ancora un figlio di Jonathan, ma è storpio da tutti e due i piedi. Come per dire: tu sai molto bene, Chiara, tu sai molto bene che lui non può stare alla presenza del re, è storpio da tutti e due i piedi. Ed ora voglio farvi, per favore, chiedo la massima
la massima attenzione della Chiesa a guardare insieme a me questo video che il pastore ha accennato venerdì ed oggi, ed io di proposito l'ho rivisto per capire nello spirito ciò che Dio ha voluto dire a me, e spesso e volentieri Chiaretta fermerà perché ci sono delle frasi molto veloci che si fa fatica a leggere, ed io voglio farvele leggere tutte per intero, in modo che riusciamo a memorizzarle, altrimenti non potrò più andare avanti alla predicazione senza vedere questo video. Perché è importante, notate bene, Siba si preoccupò di dire al re Davide: sì, c'è ancora un uomo, Mefiboset, figlio di Gionata, ma è storpio dai due piedi, non può stare alla presenza del re. Ora voglio farvi vedere cosa Dio può fare attraverso un busto di un uomo per la potenza della gloria del Signore. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know. And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change
and you're going to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. Guardate che bel bambino. Alleluia. Ora ditemi voi se si può restare indifferente. Sì, c'è ancora il figlio di Jonathan. Mefiboset è storpio da due piedi. A volte anche noi facciamo così. Abbiamo a fianco il Mefiboset, non ci importa di nulla. Davide ricordava ciò che aveva promesso a Jonathan e non lo dimenticò. Fu di benedizione al figlio di Jonathan, non solo. La prima parola che disse Davide quando incontrò Mefiboset, lo guardò e lo chiamò Mefiboset e lui rispose: servo tuo, non temere. L'uomo e la donna di Dio incoraggiano sempre. Se sei sull'orlo del precipizio, non devi allungare il braccio per spingere, ma per tirare. Mefiboset, storpio da due piedi. Cosa avrebbe fatto questo uomo qui? Siba, quale sarebbe stato il messaggio che avrebbe portato a Davide? Sì, c'è un busto, non un uomo, c'è un busto che cammina, ma la potenza di Dio è sulla vita di quell'uomo. Continua a girare il mondo e a predicare e incoraggiare, e Dio vuole incoraggiare ognuno di noi questa sera. Io non so chi è il tuo Mefiboset, ma sicuramente ce l'hai. Ma voglio dirti una cosa, e dirmi una cosa, attenzione a non fare l'errore. Io volevo fare una premessa prima di questa predicazione. Ogni riferimento è puramente casuale, ma voglio aggiungerti in questo momento, se lo Spirito Santo di Dio sta parlando al tuo cuore, non lasciarti sfuggire l'occasione di lasciare Lodebar. La città dove era Mefiboset, dove era terra secca, arida, dove non cresceva niente, dove non c'era prosperità, dove non c'era felicità, era Lodebar. E voglio dirti attenzione a non fare l'errore di crearti un Mefiboset per mancanza di amore. Sapete, ho trovato per caso l'espressione di amore. La felicità non è qualcosa che si acquisisce e l'amore non è qualcosa che si produce. L'amore non è qualcosa che si ha. L'amore è qualcosa che possiede noi. E sapete perché? Perché la Bibbia dice: Dio è amore. In 1 Giovanni 4:8 dice: perché Dio è amore. Tu non puoi avere amore
E Dio non possa avere amore se non siamo posseduti dall'amore di Dio. È impossibile. La Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo, non noi, non tu, non Chiesa. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E sapete come mai Mefiboset era diventato storpio da due piedi? Nel capitolo 4 di Seconda Samuele, al verso 4, lo spiega chiaramente. Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Izrael. La notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì. In questa sua fuga precipitosa, il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Non so il significato. Ho girato in internet, ho guardato tutti i documentari, ma non sono riuscito a capire il significato di Mefiboset. Ma Lodebar sì. Lodebar è proprio la terra secca e dove non c'è nessun raccolto, dove non c'è vita. E Mefiboset stava in quella città, a Lodebar. Ma io voglio farvi riflettere sul verso 7, qualcosa di molto importante. Davide, la prima cosa che disse a Mefiboset: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saulo tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. L'uomo storpio mangerà sempre alla presenza del re Davide alla sua mensa. C'è un bellissimo parallelo nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Luca al capitolo 14, quando si parla del gran convitto. Vi ricordate questa parabola? Quando il re disse: andate per le strade, per le piazze, perché tutti coloro che erano stati invitati trovarono una scusa per non partecipare al gran convitto. Ma la Bibbia ci dice qualcosa di diverso, perché quell'uomo ci teneva ad avere persone a tavola. E dice così, proprio testualmente, mentre gli altri si scusavano, al verso 23 di 14 Luca: il Signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Ma chi erano le persone che dovevano essere invitati? Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, notate, storpi, come lo ero il figlio di Mefiboset, ciechi e zoppi. Tutti avevano accesso alla presenza del Signore. E anche noi oggi abbiamo libero accesso alla presenza di Dio per mezzo del meraviglioso sangue di Cristo Gesù. Siamo accettati da Cristo per l'opera meravigliosa che Egli ha fatto. Ed ognuno di noi può adorare, benedire e ringraziare il Signore per l'opera meravigliosa che ha iniziato in ognuno di noi e porterà a compimento. Mefiboset sapeva benissimo con chi aveva a che fare in quel momento. E non solo, non temere, dice: ti userò bontà, ti restituirò tutto e mangerai sempre alla mensa del re. A Mefiboset non gli mancò più nulla da quel momento, perché Davide gli era andato in soccorso nel momento del bisogno. E ancora questa sera Gesù è venuto in soccorso ad ognuno di noi, qualunque sia la situazione in cui ci si trova. È vero, si ripetono sempre le stesse cose, ma io continuo a dire: è tempo che dobbiamo cambiare direzione, come lo fece Mosè quando vedeva il pruno ardente e si domandava come mai non si spegneva
mai. Lui poté gustare la presenza di Dio, dice la Bibbia, soltanto quando decise di cambiare direzione nella propria vita, finché rimase assieme alle pecore a guardare il pruno che ardeva e non si spegneva. Non poté gustare la presenza di Dio, ma la Bibbia dice che dovette cambiare direzione e allora poté ricevere la presenza di Dio. E quando si trovò il pruno ardente, una voce lo chiamò: Mosè, 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 togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove sei è un luogo santo, dice il Signore, e ancora oggi questo luogo è santo per la presenza di Dio. Alleluia! E noi ci prendiamo familiarità con le cose di Dio. Familiarità con le cose di Dio. Signore, non riguardarci attraverso quello che siamo, ma attraverso Cristo Gesù, il Signore della gloria. Abbiamo cantato quel meraviglioso canto. È stato cantato che Cristo ha lasciato il cielo, venuto sulla terra alla croce, in ginocchio si è preso la croce sulle spalle ed è andato a morire per me e per te. E Davide è una bella figura di Cristo, il re Davide, meraviglioso, l'unico re sulla faccia della terra a tempo di Israele che non viste e non vide sconfitta per ben 40 anni. La presenza di Dio era in Davide, l'uomo secondo il piacere o il volere di Dio, Davide. E mi pongo la domanda: Dio, sono un po' uguale, simile, mi sto sforzando di essere come Davide, sono un uomo secondo il tuo volere, secondo la tua volontà, sto cercando di far gioire il tuo cuore come lo faceva Davide? Abbiamo letto che quando hanno trasportato l'arca, Davide danzava alla presenza di Dio, non gli importava nulla né della moglie né di quelli che erano intorno a lui, perché la presenza di Dio era in lui. E Davide incoraggiò: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Gionata, tuo padre, e ti restituirò tutte le terre di Saulo, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa, alla mia mensa. E ci ha apparecchiata ancora questa sera la mensa del Signore. L'altra settimana, quando ho predicato questo messaggio, ho portato l'esempio del treno dello Spirito Santo. Sapete, ci sono tutte le stazioni delle chiese. Chiesa Betel ha una stazione spirituale, così le altre chiese, e c'è il treno fermo. E la locomotiva è guidata da una persona molto importante. Ricordate la storia di quel bambino? Perché lui non aveva paura, che si era da solo in quel treno, in quello scompartimento, e il bigliettaio gli chiese: come mai tu non hai paura di andare da solo in questo treno? Perché il macchinista è mio papà. E noi abbiamo il meraviglioso macchinista Cristo Gesù, il Signore della gloria. Ma non solo, ha apparecchiato una mensa meravigliosa questa sera, in cui tutti possiamo farne uso con rispetto. Il gran convitto che abbiamo letto va in giro per le strade, per le piazze, e porta qui chi? Il meglio? No, il peggio. Il peggio. E anche noi siamo nella stessa condizione. Anche noi. A volte facciamo anche noi quell'errore di avere il nostro Mefiboset a fianco e fare finta di non sapere niente. Avete letto quanto è quel ragazzo, quel pastore molto giovanile, si scherza su se stesso, quando gli ha detto che gli hanno chiesto che non aveva gli arti nelle braccia e nelle gambe, però aveva il piedino della gallina. C'è un altro video, andatevelo a vedere a casa, dove suona con il piede, con il piedino della gallina, e fa vedere suoni meravigliosi. E la gente, quando sanno che c'è lui, la gente va. Perché ha l'espressione dell'amore dentro di lui. L'amore di Dio vive, e attraverso il suo comportamento e il suo amore che Cristo gli ha dato, la gente si converte, i giovani si dicono: sì ragazze, siete belle, e noi siamo uomini agli occhi di Dio. Non mi importa cosa pensa il mondo, è tempo che cambiamo opinione nei confronti di Dio. Ci dobbiamo preoccupare cosa Dio pensa di noi, non ciò che pensa il mondo.
e tu non sai cosa puoi diventare, io cosa possiamo diventare. Non pensiamo quello che siamo, ma pensiamo ciò che possiamo essere nelle mani dello Spirito Santo per manifestare la sua gloria, per essere uomini e donne che testimoniano di Gesù. In questa settimana, nello studio del trimestrale, abbiamo affrontato ancora il capitolo 17 di Giovanni, e c'è un bellissimo versetto in quella preghiera, ma è uno dei pochi versi che ancora non si è realizzato. Sapete qual è? Padre, fa che siano uno. È una preghiera che ancora non è realizzata. E notate, non è stata fatta né da me e né da voi, ma è stata fatta direttamente da Cristo Gesù. Padre, fa che siano uno come io e te siamo uno. È difficile. So che è difficile, avete sentito quel ragazzo lì? So che è difficile avere pazienza, però Dio ti darà la pazienza, Dio ti darà pazienza di sopportare me, di sopportare qualche altro, ma vogliamo pregare allo stesso modo, vogliamo avere gli stessi intenti, gli stessi pensieri, affinché possiamo aprire la porta del cielo per mezzo della fede e attraverso la preghiera e avere la risposta da parte di Dio. Davide non si preoccupò delle condizioni fisiche di Mefiboset, non gli interessava niente che era storpio, e neanche a me interesserà niente se tu sei storpio o storpia spiritualmente, ma io sono una persona che vuole amare, costa quel che costi, perché dobbiamo raggiungere il cielo con l'unità. E non si scherza col Signore, non si può, non c'è più tempo di giocare alla Chiesa. Non c'è più tempo, non c'è più tempo. E voglio concludere. Mi sono scritto delle affermazioni. Non viviamo da polli quando sappiamo di essere aquile. Sapete perché? Un aquilotto si è schiuso l'uovo e si trovava in mezzo ai pulcini e a un gallo. Il problema è che l'aquilotto non si rendeva conto che non gli apparteneva quella parte della terra, ma lui continuava a vivere e agire come facevano i pulcini e come faceva il gallo. A un dato momento, dopo un certo tempo, si è accorto che nel cielo c'era qualcosa di meraviglioso, con delle ale aperte, regale, ed era un'aquila, e si è posto la domanda, questo aquilotto, chi è? E qualcuno gli ha risposto, è maestoso. E lui gli ha risposto ancora, chi è che si può prendere la gioia di alzarsi in volo e guardare tutti dall'alto in basso? E l'altro gli rispose, è un'aquila. E allora lui ancora ripeté e fece un'altra domanda. Ma lui è nel cielo, in questo senso dell'aquila, e può guardare tutti, mentre noi siamo sulla terra e non possiamo vedere niente sotto di noi. E l'aquilotto, quando capì dell'errore, incominciò anche lui ad alzare le sue ali, fino a quando incominciò a prendere il volo. E quando è salito ai 1000 metri, ai 2000 metri, ai 3000 metri, ai 4000 metri, sapete cosa ha detto l'aquilotto? Che errore ho fatto nella mia vita. Io posso vedere tutti dall'alto mentre io ero sulla terra ed ero insieme ai polli. Attenzione a non fare lo stesso errore anche noi, che abbiamo la benedizione di Dio e viviamo da polli e siamo in cerca di quelli che vogliono la benedizione. Siamo in cerca di un qualcosa che nel nome di Gesù abbiamo già ricevuto. L'aquila cominciò a capire quando era in alto, a vedere le cose diverse. E altrettanto noi facciamo lo stesso errore a volte. Siamo delle aquile spirituali, ma viviamo come polli sulla terra. E gli altri non potranno mai prenderci ad esempio. Non possono prenderci ad esempio. Comunque concludo. Questa sera è apparecchiata la tavola del Signore. Se ci sono ferite aperte, se c'hai qualche Mefiboset da stringergli la mano, o di abbracciarlo o di abbracciarla, è il momento opportuno.
non lasciamoci prendere dai nostri pensieri, ma voglio incoraggiare te e incoraggiare me. Eleviamo la nostra mente e il nostro pensiero spirituale al di sopra dell'umano. Valerio, per favore, vuoi venire? Vogliamo alzarci in piedi? Concludo con una bella frase. Il cuore sa che spesso l'amore più grande è quello che non si vede. Il cuore sa che spesso l'amore più grande è quello che non si vede. A volte facciamo fatica, sapete, a dire a qualcuno, spiritualmente parlando, sei il mio Mefiboset, ti voglio aiutare, ti voglio incoraggiare, nonostante che sei storpio o storpia, nonostante che ti manchi qualcosa, non ce la facciamo. Da soli non ce la faremo mai, sapete? Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. Senza di me, ha detto Gesù, non potete fare nulla. E torno all'inizio. La gabbianella strappò tre cose importanti a quel gatto nero, che era un piatto d'oro per lui quando sarebbe nata la piccola gabbianella. Però gli disse, ti prometto, ti prometto, ti prometto. A volte anche noi abbiamo fatto così con il Signore. Ti prometto, ti prometto, ti prometto. E siamo venuti meno. Ma questa sera è il momento di cambiare direzione. Questa sera è il momento di dire stop come io sto vivendo. Voglio risedermi al trono della grazia di Dio. Voglio sedermi alla tavola imbandita. Sapete, ci sono molte sedie libere e ogni sedia c'è scritto un qualcosa che ti appartiene o mi appartiene, qualunque sia il problema, una ferita aperta, non chiusa, una discussione non finita, qualunque essa sia, c'è la sedia adatta a questa mensa che il Signore ha apparecchiato. Davide promise a Mefiboset, tu mangerai per sempre alla mensa del re. E la stessa promessa è fatta dal Signore. Sarai per sempre con me. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sarò sempre con te. Sempre, sempre, sempre. Alleluia. A
alla tua presenza. Ritorno a te. Al mio primo amore, con tutto il mio cuore, io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, alleluia. Io non so quali sono i pensieri che attraversano la tua mente in questo momento. Dopo quello che abbiamo visto e udito, penso che non si possa restare indifferenti. C'è un versetto nel profeta Isaia che dice: quanto son belli i piedi di coloro che annunciano l'Evangelo della pace. Questo ragazzo senza piedi sta percorrendo le nazioni parlando di Gesù. Certamente non si può rimanere insensibili, indifferenti davanti a questa vita straordinaria. E pensavo poco fa alla ragazza che ha deciso di diventare sua moglie. Non potrà mai ricevere un abbraccio, ma abbiamo saputo che questa donna le ha dato un figlio. Mi ha commosso la prima volta che ho visto questo video e mi ha commosso ancora questa sera. Noi che abbiamo le mani e abbiamo i piedi e tutte le facoltà, stiamo servendo il Signore. Lo stiamo facendo. Dio ci aiuti a ravvederci. Dio ci aiuti a mantenere le nostre promesse. Davide l'ha fatto nei confronti del figlio di Jonathan. Il Signore mantiene sempre le sue promesse. Egli ha promesso di stare con noi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. E quelli di noi che hanno ubbidito al Signore attraverso il battesimo e hanno promesso di servire il Signore per vita o per morte, lo stanno facendo.
chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Signore, ci aiuti ad essere veri testimoni di Gesù Cristo. Egli ci ha creati perfetti. Davide lo esprime molto bene nel Salmo 139. E a volte noi ci lamentiamo. Siamo troppo corti o troppo grassi. Dovremmo ringraziare Dio per come ci ha creati. E ognuno di noi ha uno scopo importante. Ognuno di noi ha la sua unica identità, unica caratteristica. E Dio vuole servirsi di te e di me nel posto in cui ci ha messi. Possiamo essere strumenti di benedizione. Non abbiamo bisogno di occupare il posto degli altri. Dio vuole servirsi di ognuno di noi, perché altre persone, altri giovani, altri ragazzi possano conoscere che Gesù è la via, la verità e la vita. Chiediamo al Signore di aiutarci ad essergli fedeli fino all'ultimo istante della nostra vita. I tempi sono difficili. Abbiamo bisogno di seguire la volontà di Dio. Il Signore dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Abbiamo bisogno di rimanere attaccati alla vite. Gesù è la vera vite e noi siamo i tralci e vogliamo portare buoni frutti, ma lo faremo soltanto quando staremo uniti, legati a Lui e legati anche ai fratelli e alle sorelle. Signore, ti chiediamo di aiutarci a fare la tua volontà. C'è bisogno, Signore, di uomini e donne fedeli. C'è bisogno, Signore, di separarci da tutto ciò che conduce alla perdizione. Grazie perché tu sei venuto per raccogliere un popolo che faccia la tua volontà, che ti serva. Signore, fa che possiamo esserti utili. Fa di noi dei testimoni efficaci, fedeli. Sono delle persone forse con le quali siamo in contatto continuo, sul lavoro o vicini di casa, a scuola, all'università, che hanno bisogno di vedere qualcosa di diverso in noi. E questo qualcosa di diverso non siamo noi a costruirlo, ma sei tu che lo metti. Signore, espandi il tuo amore nelle nostre vite e fa che possiamo irradiarlo anche ad altri. È stato già detto che senza di te non possiamo fare nulla. Ma tu sei il Dio dell'impossibile, come abbiamo ascoltato già. E con te faremo prodigi. Non è la nostra capacità, la nostra forza, ma è la potenza del tuo Spirito che agisce in noi e attraverso di noi. Aiutaci, Signore. Fa che la nostra Chiesa possa essere un faro. Fa che anche i programmi che vengono trasmessi in streaming possano essere di benedizione a quanti li ascolteranno, a quanti si sintonizzeranno sul nostro sito. Grazie, Signore. Sappiamo che tu hai i mezzi per farti conoscere e ti ringraziamo, Signore, per tutti i mezzi che tu metti a nostra disposizione. Vogliamo essere strumenti di benedizione, come lo è stato Davide per Jonathan e per Mefiboset. Facci strumenti di benedizione, che ogni membro della Chiesa Betel, uomo o donna, ragazzo o adolescente, possa essere un testimone efficace di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.
Grazie, Signore.